Italia Slow Tour. In Italia ci sono tantissime mete turistiche importantissime, Venezia, Firenze, ma ci sono tantissimi altri luoghi che sono importanti altrettanto, dove succedono delle cose, dove tutta la popolazione partecipa. È il caso di questa partita a scacchi di Marostica. Castello Superiore di Marostica. Abbiamo la panoramica sulla piazza, la famosa piazza dove si disputa la partita a scacchi. Nel 1454 avviene un fatto molto importante. Due cavalieri vogliono sposare la stessa dama. Proprio su questa piazza si sfideranno a duello, ma non un duello a spade. Se la giocano a scacchi. Ma non vedo Susie. È meravigliosa, questa è Marostica. Sono molto contenta di essere qua. Adesso Susie, conosciamo il castello ed entriamo nel mastio, 34 metri di mastio, l'alta torre del castello. Sì, ma chi costruisce questo castello meraviglioso? Cioè questo castello che è l'esempio, l'immagine del castello medievale. Questo, diciamo, castello inferiore era un punto di transito, quindi per chi entrava, quindi per le merci, diciamo, era una specie di dogana, quindi di controllo. È una muraglia cinese italiana, meravigliosa. E Susie, per ritornare a Marostica bisogna fare il rito, suonare la campana. Va, lo faccio sicuramente. Fuochi d'artificio, vero? È l'effetto della chiusura della partita, la famosa cascata. Ci sono gli arcieri che lanciano le frecce verso il castello per incendiarlo. A quel punto prima facciamo l'effetto incendio e dopo la chiusura della cascata. Il tutto dura 3 minuti, non è certo, ma immagino, però sai, 3 minuti di fuochi d'artificio. È bello perché l'applauso finale è della cascata. Dice, l'applauso finale è nostro. Ma chi è il regista di tutto questo? Sono tutti volontari, quindi è una cosa enorme che però deve avere un coordinamento perfetto. E la cosa interessante è che questa sfida che doveva essere poi risolta con le armi, beh, viene risolta con l'intelligenza. Infatti è un invito alla pace, sì, no? Secondo me è molto importante. È molto bello. Sono molto curiosa di vedere come si svolge la partita, perché cioè, vuole dire tutti fermi, poi a questo punto ci sono le mosse. E gli araldi chiamano le mosse e i personaggi si muovono sulla scansione, sulla scacchiera, seguendo precisamente le mosse. E poi tutto si scioglie. Ma nessuno esce, li riportiamo tutti in scacchiera e parte il colpo finale, che è questo, diciamo, scoccare di frecce verso il Leone di San Marco e l'incendio del castello. Andiamo a vedere le tre chiese di Marostica. Queste tre chiese sono talmente vicine, sono state costruite proprio lì in un punto preciso che sembra si sussurrino qualcosa, ci sia quasi un dialogo tra di loro. Senti, ma vedo una scalinata laggiù meravigliosa. Sì, è un palcoscenico fantastico. È la bellissima scalinata dei Carmini. La piazza di Spagna. Possiamo anche vantarci di questo. Dai, diciamo. E poi soprattutto con una visione come questa. Sì. Lassù c'è il castello di sopra e tutta la parte verde, magnifico. E abbiamo tutta la vegetazione che copre il sentiero del Carmine. E questa è una chiesa dedicata a? Sant'Antonio Abate. Eh sì, infatti si vede Sant'Antonio Abate lassù. E del Carmine. Sembra Piazza di Spagna. È stata costruita nel 1700 per ottenere un effetto di prospettiva, no? E anche così di elevazione naturalmente. Conclude, diciamo, il paese per poi lasciare libera tutta quella parte verde e poi dare sfogo a queste bellissime mura che circondano il castello. È bellissimo, cioè nel 1700 costruivi una cosa anche per costruire
una prospettiva, un paesaggio. Circolo scacchistico, tantissimo qui a Marostica. Salve. Beh, insomma, si gioca a scacchi in grande e in piccolo. Mosse velocissime. Cioè, il tempo di fare una mossa, di pensare e di agire. E poi subito schiacciare il timer. Perché il tempo conta. Come siamo venuti ce ne andiamo, non salutiamo neanche perché tanto non hanno tempo per pensare allo scacchi, alla partita. Arrivederci! Casa del caffè, non a caso il caffè a Marostica. C'è tutta una storia. Wow! Allora, Prospero Alpini era un medico di Marostica che va a studiare, insomma, e a fare il suo servizio, diciamo, in Egitto. Lì scopre le proprietà del caffè. E quindi cosa fa? Torna in Italia e... In Italia, precisamente a Venezia, e lui è l'importatore del caffè in Europa. Oh, come mi sarebbe piaciuto essere Prospero Alpini! Ma c'è anche guadagnato? Chi lo sa, può anche essere. Prospero Alpini, l'importatore del caffè in Italia. Allora, questa era la casa, la poteca, il posto dove si lavorava, la spezieria di Prospero Alpini, quindi qua il grande botanico parte per andare poi in Egitto e per andare poi in Etiopia e portarci il caffè. Nello spettacolo pare che ci sia una parte anche per me. Senti, allora, come la devo fare questa scena? La devo fare tipo commedia dell'arte? Esattamente tipo come le sono le maschere. Una cosa così. Va bene, ti va bene così? Benissimo. Ti va bene? No, non ti voglio rovinare tutta questa cosa. Dice, è stato bellissimo, ma c'era una comica che faceva schifo. No, vabbè, te la caverai. Va bene, ok, va bene. Vediamo più tardi. Ciao. Ciao. Ah, Eleonora. Ciao, piacere. Eleonora è la famosa donzella contesa per la quale Rinaldo e Vieri si sfidano a scacchi. Allora, Chiara o Eleonora? Chiara. Chiara, però che fa Eleonora? Come ti senti a fare Eleonora? Emozionatissima, ieri sera è andato bene, spero anche stasera. Senti, ma tu chi vuoi sposare, chi vuoi che vinca? Non si può dire. Non si può dire. E alla fine chissà chi è che ha sposato, questa è la curiosità. Chi ha sposato Eleonora? Quello che lei amava o l'altro? Infatti al perdente viene data in moglie la zia di Eleonora, bella pure lei, Mamora. Ma il perdente non perde per niente perché vince la zia, che non è male. Ecco, allora forse quest'idea del biondo e del moro è l'idea dello scacco, sì, degli scacchi, degli scacchi bianchi e scacchi neri, no? Allora quest'anno vincono i neri, poi vince la regina nera, ecco. Sì, fino all'anno scorso vincevano i bianchi. Siamo ritornati alla partita originale di Mirko Vucetic in cui appunto vincevano i neri. Sappiamo che stavolta vinceranno i neri perché ogni anno vengono riproposte delle partite storiche. Questa di quest'anno è detta l'Immortale. Ah. La Immortale è stata fatta nel 1895, quindi... È una partita in 40 mosse, che gli altri anni abbiamo fatto sempre verde, quest'anno invece si fa la Immortale. Ed è una bella partita? Questa? Non l'ha mica vista. Mai? E ora non glielo dico perché deve dare il parere dopo. Quando la vede dopo giudica. Va bene. Ok? Grazie, secondo. Prego, prego. Pedina? Araldo. Araldo. Quello che riporta a voce alta le mosse. Le mosse, così. Allora, questi sono i due contendenti. Quindi lei è? Io sono Rinaldo Tangarano. Rinaldo che Tangarano. Io Vieri da Vallonara. Allora, chi è più innamorato di Eleonora? Non si sa, entrambi siamo innamorati di Eleonora e ci sfidiamo in questa sfida a scacchi e che vinca il migliore. Senti, ma forse però c'è uno che è più innamorato dell'altro. Diciamo che nella storia si dice per chi Eleonora effettivamente teneva. Però
lasciamo che lo scopriate poi voi. Ci sono circa 1000 volontari coinvolti nella partita. Un piccolo esercito, ci sono persone addirittura che prendono le ferie per fare la partita a scacchi. No, tu sei in una scenografia come questa, ti viene voglia di dire adesso mi metto in costume. A proposito, c'è un costume per me? Ma non c'è una cosa da guerriero? Da armato non c'è più niente. Paggetto? Questo è paggio. Un po' caldo il paggio, eh? Senti, questo cos'è? Se la vuole le faccio vedere. Il comico. Cosa vuol dire? I bambini, i giocherelloni, giocano, saltano. Beh, potrebbe andare, è abbastanza leggero. Hala! Sono pronta. Ed ecco a voi lo spettacolo della sfida degli scacchi di Marostica. C'è molta gente sugli spalti, ma c'è anche molta gente dietro, eh? Esci con noi, va dopo. Bene, va bene, ok. C'è un po' di casino. Insomma, sono fra il popolo, giusto, e naturalmente assieme ai clown. Logico. Siamo pronti? Ma sì! Ma prima! Ma dimmi che cosa che devo fare? Dopo quando che sono io che parlo, sei tutti in silenzio, perché mi comando. Tutti in silenzio? Sì. Anche a me? Sì. Va bene. È bello. Dietro le quinte è più bello, eh? Ed eccomi dentro allo spettacolo, o meglio, dentro al mercato cittadino, dove tra clown e bancarelle si viene a sapere della grande sfida indetta dal capitano. Alla sfida a scacchi vengono invitati tutti i nobili dei paesi amici. La data del 1454 è anche una data storica importante. Corrisponde alla caduta dell'Impero Romano d'Oriente dopo la presa di Costantinopoli da parte dei turchi. È il culmine del Rinascimento italiano ed è l'inizio dell'era moderna che porterà alla scoperta dell'America. Questi nobili, duchi e principi vivono negli intrighi e nelle ricchezze commerciali di un momento fortunato per loro e si dilettano nell'antica e nobile arte degli scacchi. Ci sfilano davanti gli impiegati, gli artigiani, le signore, i signori, i bambini di Marostica, interpretando i loro nobili avi. Stanno arrivando le ambascerie. Sono venuti da tutta Italia, da Venezia, da Padova, da tutti i posti, da Ferrara. E sono tutti nobili. I nobili di quel periodo, 1454. Uno spettacolo unico che potrebbe far uscire di testa qualunque americano amante della storia. Arrivano gli sbandieratori fiorentini, gemellati con quelli di Marostica. Arrivano i cavalieri e arrivano gli scacchi, i protagonisti. La regina bianca e quella nera, coi loro paggetti. Le torri. Le pedine, i due nobili contendenti sono già in posizione per iniziare la sfida, che è un gioco, ma è anche molto serio. Le abili mosse degli scacchi vengono eseguite direttamente sulla scacchiera che è la piazza. E il pubblico può ammirare l'abilità del gioco. E alla fine è il momento clou. Scacco! I neri, la regina nera ce l'ha fatta!
Resta da capire se questo che ha vinto è il preferito della ragazza che doveva sposare. Spero di sì. E con l'incendio del castello si conclude la partita a scacchi di Marostica. Anche quest'anno la partita a scacchi si è tenuta. E i protagonisti ritornano comuni mortali di questa epoca e rientrano a palazzo. E come si sa, l'ultimo chiude la porta.